bellissime immagini di questa sigla che ci fa sempre emozionare con il nostro Nibali, ma anche con altri grandi ciclisti. Cominciamo subito con la sesta puntata. Volevo salutare i nostri telespettatori che già ci seguono, possiamo dire con amore infinito, e in questo nostro percorso, e volevo salutare i nostri punti di riferimento di questa puntata e della trasmissione in generale. E voglio salutare subito la mia compagna di viaggio, Martina Pirrello. Buonasera Valentino, buonasera a tutti. E voglio salutare anche i nostri ospiti, ma prima di salutare i nostri ospiti, i nostri amici fidati, quelli che poi alla fine ci parlano del ciclismo locale, ma ci parlano anche delle tecniche. E sono la nostra perla di Labuan, che è la Daniela Fumusa. Buonasera a tutti. E Alessandro Migliore, e che è migliore di tutti gli altri, vabbè. Buonasera. Gioco sul cognome, e vi saluto pure io. E poi i nostri graditissimi ospiti che fanno parte di una bellissima di un bellissimo ente che è il CSI, ma ne parleremo più avanti, che sono Peppino Monticelli e Franco Fiorentino. Buonasera. Buonasera. E allora iniziamo subito a parlare di grandissimo ciclismo. È cominciata la campagna del nord e vediamo in questa campagna del nord che cosa è successo fino ad oggi. E quindi parliamo di questa Newsblad, l'Omloop, che rappresenta oggi un punto cardine appunto della campagna del nord, e nella prima classica che si corre anche sulle pietre il campione olimpico batte il campione del mondo. Stiamo parlando di grandi ciclisti come Van Avermaet e Peter Sagan, terzo Van Marck, ottimi Felline e Gatto. Bene, sono passati 12 mesi eppure pare di essere al medesimo punto. Un atleta in maglia rosso-nera, come quella del BMC, state vedendo anche le immagini, contro un atleta in maglia iridata a giocarsi la vittoria di questo Omloop Nieuwsblad. E il bello è che i protagonisti sono sempre i soliti due. E il bello è che il finale è sempre il medesimo. Il freddo idolo di casa a festeggiare e l'impulsivo idolo delle folle a masticare amaro. Sconfitto ma non piegato dall'avversario diretto che tanti rospi gli ha fatto ingoiare. Al 52esimo chilometro riescono ad evadere due elementi, ossia il lituano Gediminas Bagdonas e il francese Justin Jules, i quali iniziano il primo dei 13 muri di giornata, il Leberg, con una manciata di secondi di vantaggio. Scollinata la difficoltà, la coppia riesce a guadagnare un minuto sul plotone e qualcosa meno su un duo di contrattaccanti, vale a dire l'australiano Leigh Goward e l'ex campione belga Preben Van Eecke. Su questi ultimi riescono a rientrare gli olandesi Mike Teunissen e Brian Van Goetem. Sul quarto muro di giornata, il ricongiungimento tra i coraggiosi si registra nel tratto intermedio che porta alla sperità seguente, che non è una qualunque, visto che è il Mur, il topos principe del ciclismo fiammingo, che è stracolmo di gente per assistere il transito dei professionisti. Ai piedi del Kapelmur i sei posseggono 4 minuti e 45 secondi. Dietro non hanno intenzione di dar fuoco alle polveri e si godono l'affetto del pubblico. Nella mena cittadina il gruppone passa dopo la bellezza di 8 minuti e 30 secondi rispetto ai sei che proseguono sempre di comune accordo. A Bagnomaria ha preso vita un nuovo contrattacco con quattro elementi in azione. Ci sono il canadese Guillaume Boivin, il francese Thomas Baudin, il britannico Andrew Fenn e l'ucraino Andriy Grivko. Il momento decisivo della gara arriva sì in un tratto di pavè, ma non in un muro. Nel segmento di Donnery o Donnery, una maxi caduta in cui vengono coinvolti e preso dentro 30 elementi, fra di loro pesci grossi come Oss, Puccio, McLeay, Wallace e altri big. E, attenzione, parliamo di big di enorme caratura come Lars Boom, Debuscher, Cocard, Bonen, Christophe. Ecco, la gara praticamente viene così stravolta e quindi rientrano tutti in gioco i grandi campioni che sono rimasti nella fuga, gli altri vanno fuori. Il secondo momento chiave si registra tra la parte conclusiva e il falsopiano successo a Leichenberg. Qui il gruppo dei big riassorbe coloro che si trovavano a Bagnomaria e nel momentaneo caos che si produce Sagan, Van Avermaet, Van Marke, l'attento Gougard, gli ex fuggitivi Boudin e Grivko riescono ad evadere dal controllo degli altri avversari.
I tratti in pavé di Karel Martelstraat, Holweg e prima ancora Ruiterstraat sono ininfluenti. Non così il terzo ed ultimo passaggio ad Agoek, dove Gripko prima e Buda poi non riescono a rimanere con gli scatenati Gauguin, Sagan, Van Avermaet e Van Marcke, i quali vanno a riassorbire nella fase conclusiva del settore cinque fuggitivi iniziali, dove Jules e Van Eecke paiono i più pimpanti e Van Gotem quello più a corto di energie. Questo tratto vede finalmente la presa di coscienza da parte degli uomini della Quickstep Floors: se si vuole provare a vincere bisogna collaborare. E ad affiancare Moscon nel lavoro ci pensa Gilbert, uno che ha fatto sua la corsa in due occasioni. L'ora del penultimo strappo, il Leberg, giunge e a Sagan prudono le mani. Il campione del mondo accelera, Van Marcke è a lui franco bollato e gli altri rientrano senza troppa fatica. Maggior movimento sull'ultimo muro, il Molenberg, 162 km, il corridore della Cannon del Drapac parte a tutta, marcato da Van Avermaet e Theunissen. Sagan resta un po' intruppato all'inizio, ma risale posizione e si riaccorda senza difficoltà eccessiva in cima, così come riesce splendidamente a fare Jules, gran protagonista di giornata. Il gruppo su Molenberg viene selezionato dall'accelerazione di Zenex Dibar, che viene seguito da Gatto, Rowe, Trentin, Petit della Direct Energy e da pochi altri. La conseguenza diretta è che il gap rispetto alla testa della corsa scende dopo la barriera dei 30 secondi. Inizia una fantastica guerra di nervi, ma anche di energia. Il terzultimo settore di pavé, quello del Balderstraat, vede il ritmo forsennato di Van Marcke, a cui rispondono senza problemi, e non c'è bisogno di dire perché sono dei grandi campioni, Sagan e Van Avermaet. Non è così per Jules e Theunissen, che si staccano inesorabilmente. L'olandese prova con tutte le sue forze a rimanere, saltando anche da una pozzanghera all'altra, ma nulla può. Nel gruppo a tirare è Petit, specialista poco pubblicizzato delle prove fiamminghe. Con una sua ruota e con la ruota di Stuyven, Stiba e Trentin, il francese va a recuperare tutti gli elementi della fuga, Gauguin compreso, non riuscendo a far diminuire però il gap. La collaborazione si rafforza sia davanti che dietro, con il distacco che scende ai meno 25 km a 28 secondi, margine che rimane pressoché stabile anche sull'ultimo tratto in pavé, quello agevole di Langemund. Ed è proprio qui, quando dietro sono chiamati al cambio di passo per continuare a coltivare il sogno, che il terzetto di testa aumenta l'incedere, guadagnando secondo su secondo e passando ai meno 15 km con 31 secondi di vantaggio. Ai meno 10 km sono 34 secondi che separano le due entità e la convinzione che fino ad ora ha sorretto gli inseguitori viene meno. Gilbert e soci si rialzano, toccando il minuto di ritardo ai meno 5 km. I tre fuoriclasse al comando, informati del mutato scenario, cominciano a prepararsi per lo sprint con Van Avermaet che riduce l'intensità delle proprie trenate. All'ultimo chilometro si trova in testa Sagan e i due rivali, giustamente, si mantengono a ruota, lasciando che il favorito rimanga nella posizione più scomoda. Non succede nulla fino ai 300 metri dal termine, ossia fin quando Van Marcke non lancia la propria volata all'esterno. Contemporaneamente si allarga anche Sagan, portando di conseguenza l'avversario ancora più a sinistra. Chi beneficia da tale situazione è Van Avermaet, il quale rimane nella parte centrale della carreggiata e si lancia al meglio. Van Marcke alla sua ruota non riesce a tenerlo e si rialza ai meno 50 metri, accontentandosi del terzo gradino del podio. Sagan cerca di riemergere, ma anche lui capisce che non c'è nulla da fare ai meno 30 metri, ripetendo così la piazza d'onore del 2016. Dietro, sempre al medesimo vincitore, quel Greg Van Avermaet, che infila un'altra vittoria al suo palmares, a cui fanno difetto solo un monumento e un mondiale. Undicesima affermazione stagionale per il BMC Racing Team, cifra raggiunta un anno fa solamente ad inizio aprile. Beh, abbiamo visto quindi questa meravigliosa gara e soprattutto la parte, diciamo, l'epilogo tra grandi campioni che di questa gara, ma soprattutto del nord, sono grandi protagonisti. Lasciamo in questo momento e per questo momento il nord Europa, torniamo in Sicilia e passo la bicicletta, in questo caso, a Daniela.
Domenica 26 febbraio ha preso il via il campionato di Coppa Sicilia di Federazione Ciclistica Italiana. La prima prova si è svolta ad Agrigento, all'interno dell'area boschiva Parco Archeologico Valle dei Templi, organizzata dall'SD Racing Team Agrigento. In circuito di 4 km molto competitivo, totalmente off-road, con single track su pietraia e radici. La prima parte del circuito era caratterizzata da scalinata e rock garden su pietraia naturale. La seconda parte invece ha visto i bikers impegnati in discese molto tecniche con contropendenze e single track veloci e divertenti. L'ordine d'arrivo degli Elite Men su un percorso di 6 giri ha visto la vittoria di Jacopo Bildi del team Giant Live, che ha preceduto al traguardo il suo compagno di squadra Adriano Caratide, terzo posto per Giuseppe Zagarella del team Lombardo. Nella categoria Elite Donne, vittoria per Claudia Andolina del team Lombardo e secondo posto per Jessica Mure della MTB Gangi. Beh, grazie Daniela. E allora adesso cominciamo con gli ospiti in studio. Ho sempre avuto un profondo senso di rispetto per quelle associazioni e quegli enti che si spendono per lo sport, in ciclismo in particolare. Bene, vogliamo adesso parlare con loro per cercare di capire sostanzialmente la loro valenza, la loro forza nella nostra società e quali sono, se vogliamo, gli elementi che in questi loro enti diventano fondamentali. Martino. Sì, grazie Valentino. Abbiamo presentato i nostri ospiti studio che sono Franco Fiorentino, presidente vicario del Comitato Provinciale del CSI di Palermo e il vicepresidente del Comitato Provinciale. Io vorrei partire subito con una domanda a Franco Fiorentino, vorrei chiedere a lui cos'è il CSI. Grazie per la domanda. Il centro sportivo è un'associazione di persone, uomini e donne, che condividono un progetto sportivo, quindi la promozione dello sport. La promozione dello sport condividendo un ideale, condividendo delle idee, quindi questo è quello che è il centro sportivo, come ente di promozione sportiva nazionale. Ok, grazie. Ma quali sono però i cardini su cui operate all'interno dello statuto? Allora, i cardini sono la valorizzazione della persona, il soggetto. Noi non cerchiamo l'atleta. Noi cerchiamo persone che possono diventare atleti, o meglio, che diventano atleti, ma non necessariamente campioni. Quindi la condivisione di un percorso sportivo che parte dal gioco, ma che inizialmente, soprattutto per i bambini, ma che è rivolto anche ad adulti e quindi a gente che magari come passatempo, come si riconosce in quell'attività, non necessariamente diventando un campione, non essendo un campione, perché non tutti possono essere campioni, ma tutti possono essere atleti e quindi questa condivisione dello spirito umano, della condivisione del pensiero, dello stare assieme, del gioire dello stare assieme, questa è la base del centro sportivo, ma soprattutto siamo tutti volontari, quindi la base è soggetti volontari, non ci sono professionisti. Poi ci sono anche i professionisti, nel senso che qualcuno è diventato professionista al di fuori del CSI, in diverse discipline chiaramente, ma c'è chi poi fa del CSI anche un professionismo, quindi diventa professionista all'interno dell'associazione, sempre volontariato, però professionista. Grazie. Io vorrei chiedere a Pippo Monticelli come si organizza un campionato. Organizzare un campionato, cioè adesso ogni anno è diventato qualcosa più forte, diciamo, iniziato 10 anni fa con 4 tappe, arrivate a 9 tappe, 30 società, eccetera, una bella soddisfazione. Come si organizza? A fine anno, finito il campionato dell'anno precedente in corso, si invitano le società affiliate al CSI, chi ha intenzione di organizzare le tappe del prossimo anno. Quindi all'inizio di anno uno prende fa una verifica, la commissione tecnica del ciclismo farà una verifica delle domande e si organizza a fare un calendario in sé. Si cerca di dare la possibilità di non creare confusione nelle tappe, una dietro l'altra, eccetera, oppure non so, facciamo il campionato della Gran Fondo, distaccare le gare di 15 giorni, oppure le XC intermediandole tra le Gran Fondo, poi non solo questo, ma facciamo anche delle altre attività. Ci sarà quest'anno anche la marathon, ci saranno le cronoscalate, ci sarà una gara anche di
di bici da strada. Altre tappe e altri appuntamenti importanti. Tra l'altro Alessandro credo che faccia parte anche di questa associazione attraverso anche una società, no? Io faccio parte di questa famiglia, perché come ha ben detto il signor Franco è una famiglia. Che io ho visto che durante gli anni sono cresciuti tantissimo, quindi tutti i vari percorsi, le organizzazioni, la sicurezza, tutte queste situazioni che si sono andate a creare e migliorare durante gli anni. Infatti io venendo dalla Federazione Ciclistica Italiana negli anni passati, poi passando all'ente di promozione, chiamata così, però dico ente promozione che non ha niente da invidiare alle grandi società. Quindi ho trovato organizzazione, sicurezza e percorsi che ora si ritrovano abbastanza impegnativi, ma anche gli atleti sono diventati, è cambiato anche l'atleta che non è più l'atleta di una volta, ora sono molto più evoluti, perché ve lo dice un atleta che 17 anni di attività agonistica e si ritrova a combattere con atleti già di un certo livello, e ben venga, perché vuol dire che è cresciuto abbastanza bene. E volevo fare soprattutto i complimenti all'impegno che gratuitamente, domenica per domenica, queste persone ci danno, ci regalano questo tempo che potrebbero impiegare in altro, ma la loro passione ci dà anche questo. E quindi dico, più che passione è amore, è un amore infinito per il ciclismo, sì, soprattutto Daniela. Questo di qua. Sì, io invece vorrei chiedere a Franco Fiorentino, il CSI si ferma solo al ciclismo oppure abbraccia anche altre attività sportive? Grazie per avermi fatto questa domanda, perché effettivamente dico, stiamo parlando di ciclismo perché la puntata è sul ciclismo, però il Centro Sportivo Italiano non si occupa solo di ciclismo, il ciclismo è una delle attività sportive che fa il CSI. Il CSI si occupa di tutte le attività sportive presenti, chiaramente diversificato per luoghi e per situazioni. Si fa sci, fa nuoto, fa calcio, fa pallavolo, fa arti marziali, nuoto forse l'ho detto, fa basket, cioè, quindi tutti gli sport presenti, il CSI è presente. Chiaramente noi come Comitato di Palermo non abbracciamo tutte le discipline, ma ne abbracciamo diversi. Il ciclismo è uno del pezzo forte, per esempio, diciamo. Sicuramente non avrete lo sci. Non abbiamo lo sci a Palermo. A Palermo non abbiamo lo sci, però in Trentino c'è. No, in Trentino c'è. Una battuta, ovviamente. Poi c'è qualche appassionato che va a Piano Battaglia, però la neve insomma non c'è sempre, quindi veramente gli impianti finalmente qualche difficoltà. Sì, però dico, come questo era, infatti al di là di questo noi facciamo attività, ma anche attività ricreative, quale può essere per esempio, la butto lì, il burraco. Dico, CSI fa anche campionati di burraco, per chi, diciamo, quindi che sono meno faticose del meno faticose, però è calendarizzata, quindi è inquadrata anche come attività sportiva, quindi anche per dire, dico, anche quello fa parte, anche quello, insomma, delle attività ludiche, no? Fa parte dell'attività ludico-motore, perché questo è quello che fa il CSI, è attività sia sportive ma anche di gioco principalmente. Beh, lasciamo un momento il burraco, quindi anche in questo momento il ciclismo, e vediamo il nostro Alessandro Migliore cosa oggi ci deve spiegare. Prego la regia di mandare in onda l'intervento del nostro amico. Grazie Valentino. Quest'oggi parleremo di come latticizzare e creare tubeless un cerchio di mountain bike. Come potete vedere, qui ci sono dei fori, questo canale di un cerchio di una ruota di mountain bike è forato, quindi andiamo a creare una tenuta stagna di questo cerchio per creare una ruota tubeless. Quindi l'occorrente sono una valvola tubeless, un nastro che va a creare questa patina all'interno, una pezzuola e uno sgrassatore. Quindi in maniera molto semplice oggi spiegheremo come crearlo. Andiamo a sgrassare la parte del cerchio con una pezzuola, lo sgrassatore, mi raccomando. Quando si fa questo intervento, tenere cautela nel
nello spruzzo di questo materiale che può essere dannoso per gli occhi. Quindi, una volta sgrassato la superficie, si va ad applicare il nastro antiforatura. Si parte inizialmente dal foro valvola, quindi si cerca il foro valvola in questa maniera. Abbiamo il foro valvola, iniziamo precedentemente un po' prima dal foro valvola e andiamo distribuendo in maniera uniforme questo nastro in maniera che si vanno a tappare i fori e creare il cerchio in maniera stagna. Si distribuisce per benino per tutto il cerchio, si fa un po' di attenzione fino ad arrivare al punto di sopra valvola. Si va a interporre e, come abbiamo iniziato precedentemente, andiamo a finire con la parte finale un pochettino più avanti del foro valvola. Si taglia il nastro . Si prende la pezzuola che precedentemente ha servito per pulire e si distribuisce per il banino nel cerchio. In questo caso togliamo il ferma valvola e precedentemente forato la parte della valvola si va a inserire nel cerchio. Una volta inserito, il gioco è fatto. Così si rende tubeless un cerchio e ora, montando la gomma, dopo aver montato la gomma, si mette del lattice e diventa a tutti gli effetti un vero tubeless. Beh, rientriamo in studio e subito andiamo a presentare una meravigliosa gara, cioè la Parigi Nizza. Vediamo subito la teaser che presenta appunto la Parigi Nizza, su cui noi appunto andremo a parlare fra pochi minuti. Ma godiamoci queste bellissime immagini. On rappelle que le retard d'Alberto Contador au classement général sur le maillot jaune Geraint Thomas est de 15 secondes. 9 secondes, le retard du maillot jaune avec les bonifications. Il n'a pas encore gagné Paris-Nice, Geraint Thomas. Voilà la jeunesse australienne. Va faire un très bon temps, Michael Matthews. C'est fait pour moins d'une seconde. Nasser Bouhanni ou Arnaud Démare. Et la victoire d'Arnaud Démare. Threading the needle, Arnaud Démare collects the victory. Qui va s'imposer, oui, Nasser Bouhanni. Et une victoire juste, oula, c'était où le sprint? Bouhanni gets there first, but there'll be a protest. Nasser Bouhanni est déclassé, c'est donc Michael Matthews qui remporte cette étape. L'étape est annulée, étant donné les conditions climatiques. Chase
and he'll be celebrating the victory. Lutsenko, who takes the win. Michael Matthews, leader de Paris-Nice en difficulté. Alberto Contador, il a été contré là par Geraint Thomas. Zakarin gets the better of Thomas. Geraint Thomas, bien sûr, qui va prendre le maillot de leader avec une avance assez confortable sur Alberto Contador. Regardez Alberto Contador, s'en va, Geraint Thomas en difficulté. Oh là là, le coup de moins bien, terrible de Geraint Thomas. Ça va très très vite pour le Gallois, 80 km/h dans cette descente très rapide. Geraint Thomas grappille petite seconde après petite seconde. Tim Wellens opens up the sprint, Contador tries to respond. Geraint Thomas, who will have enough time up his sleeve to win the race overall. Le maillot jaune, Geraint Thomas, remporte finalement ce Paris-Nice 2016. Beh, avete visto insomma quello che è successo l'anno scorso, ma soprattutto la presentazione di questa meravigliosa gara che arriva sino al Mar Mediterraneo, per cui parte dal cuore della Francia, rappresenta un punto di riferimento per il ciclismo mondiale di inizio stagione, proprio perché si riscaldano i motori e la Parigi-Nizza, come la Tirreno-Adriatico per esempio, rappresentano momenti importanti dove i grandi campioni cominciano a darsi i primi schiaffi ciclisticamente parlando. Martina. Sì, andiamo a scoprire il nuovo percorso. Sono 8 le tappe, di cui una contro il tempo, 4 per velocisti e 3 per scalatori e attaccanti. Via alla corsa con una frazione di 148 km con partenza ed arrivo a Bois d'Arcy, nel dipartimento dell'Yvelines, prolungato per altre 4 stagioni l'accordo con ASO. Era dal 2014 che la prima giornata non prevedeva una tappa in linea e stavolta le ruote veloci dovrebbero subito avere la meglio sulle altre. Il secondo giorno comincia la marcia verso sud per 192 km da Rochefort a Yvelines ad Amilly. Poi si prosegue con la Chablis Chalon-sur-Saône, entrambe nuovamente adatte ad arrivi allo sprint. Il quarto giorno è in programma la cronometro individuale di 14 km che arriva sul Mont Vrigy, dove la corsa avrebbe già dovuto transitare la scorsa edizione se non si fosse verificato l'annullamento per la neve. Dopo la Quincier e en Beaujolais, Bourg de Pèges, ecco le due tappe decisive. La sesta conduce i corridori da Aubagne a Fayence, con 6 gran premi della montagna, tra cui la doppia scalata alla prima categoria del Col de Bourigueil, 5,5 km al 6,1% e arrivo su uno strappo di 1 km al 9,8%. La settima sarà la Nizza Col de la Cuillol, la tappa regina in virtù della presenza di 4 salite, 3 di prima categoria. E il traguardo posto in cima al Col de la Cuillol, 15 km al 7,1%. Con i suoi 1678 metri, questa asperità costituisce l'arrivo più alto della storia della corsa. I giochi si concluderanno con l'ultima tappa, solo 115 km, ma pieni di insidie, con partenza ed arrivo a Nizza e passaggio sul classico Col d'Aise. Avete visto e ringraziamo per questo il nostro coordinatore di regia che è Franco Montagna, avete visto appunto tutte le altimetrie di questo meraviglioso scenario, appunto la Parigi-Nizza, che rappresenta, come dicevo, un momento importante della stagione ciclistica. Daniela. Sì. La Parigi-Nizza perde alla vigilia un protagonista importante. Mi spiace confermare che non potrò essere alla Parigi-Nizza per malattia. Devo recuperare e preparare i prossimi impegni. Buona fortuna. Con queste parole, attraverso il suo tweet ufficiale, Alejandro Valverde ha annunciato che non potrà prendere il via alla Parigi-Nizza domenica. L'empatito è bloccato da un virus causato dall'attacco febbrile, contratto nelle scorse ore, e sarà sostituito dallo scalatore basco Victor Della Parte. In casa Movistar, l'intoppo nella preparazione primaverile di Valverde cambierà le strategie in corsa. Quasi sicuramente i galloni di Capitano saranno divisi tra Wiener Anacona e Gorka Izagirre.
Ma non c'è solo la Grana Valverde, anche Daniele Bennati sta male, è andato forfè per le strade bianche. Mancherà dunque un uomo d'esperienza fondamentale nelle classiche, nonostante il percorso in questo caso non adatta a lui. Al suo posto ci sarà José Joaquín Rojas, il campione nazionale spagnolo che torna 6 mesi dopo l'incidente alla Vuelta. La speranza è che Bennati possa riprendere bene per la Grand Vervelgen e le altre classiche del nord. La Movistar ha anche annunciato ufficialmente che Nairo Quintana correrà il GP Industria Artigianato domenica in provincia di Pistoia. Insieme al colombiano ci saranno tra gli altri lo stesso Rojas, Carlos Barbero e Carlos Betancourt. Il team che sarà in azione all'Arciano è eccellente per preparare al meglio l'incombente Tirreno Adriatico e va ad impreziosire la corsa nostrana che, seppur oscurata dalla Parigi-Nizza, quest'anno promette più che mai spettacolo. Beh, rientriamo in studio e andiamo a vedere cosa è successo in terra d'Arabia, no? Tra i deserti dell'Oman, cosa è successo quest'anno appunto al Tour dell'Oman. Parliamo di un tour, se vogliamo, importante, perché ricordiamo che il Tour del Qatar non si è potuto svolgere, udite udite, per problemi anche economici, e questo già è una notizia già di per sé. Comunque l'Oman ha rinnovato questo bellissimo evento, che sappiamo anche qui a che cosa serve. Spesso serve a guadagnare qualche soldino, perché i califfati insomma ce li hanno i soldi, anche i petrodollari si chiamavano una volta, e anche oggi, e quindi praticamente rappresenta anche un motivo per riscaldare, ora ci vuole nel deserto, i motori per le grandi classiche del nord. E quindi andiamo direttamente alla prima tappa. Il gruppo spedito procede fino all'ultimo chilometro e gli uomini della Katiuscia guidano alla perfezione Christoph, che mette la ruota davanti a Sbaragli e Corberelli, parliamo di italiani, il quale è riuscito a rientrare in gruppo dopo una foratura e addirittura a piazzarsi sul podio. Completano la top 10 il campione olimpico dell'Omnium Hansen, che indossa la maglia bianca di miglior giovane, e poi il bresciano Jakub Maresco, e poi il buon sesto, parliamo di Roy Hans. Attenzione, parliamo di una prima tappa che già comincia a farci intravedere il predominio dei velocisti. In pratica il Tour dell'Oman inizia con lo stesso canovaccio dello scorso anno, dove Christoph è il re dello sprint, per gli altri semplicemente briciole. Bene, passiamo alla seconda tappa. Tanti gli attacchi prima del GPM decisivo. Ancora una volta, appena viene annullata una fuga, se ne crea subito un'altra. L'asse Norman Hansen, quarto ieri, e Daniel Eaton guadagnano 30 secondi su un altro gruppetto di tre uomini con Agnoli, già all'attacco ad inizio tappa, Greg Abboll e Jean-Pierre Draquier. Ben presto Hansen rimane solo davanti con 20 secondi su un gruppo principale ormai rimaneggiato. Passa primo sull'ultimo GPM e viene raggiunto a 2 km dal traguardo. La strada torna leggermente a salire nel corso dell'ultimo chilometro. Ben Hermans, Jakob Fuglsang e Alberto Rui Costa guadagnano qualche metro sul gruppo principale, formato da una ventina di uomini, e si giocano la tappa. È proprio Hermans a spuntarla su Rui Costa e Fuglsang, rispettivamente secondo e terzo. A 4 secondi arriva l'eritreo Merawi Kudus, mentre il suo compagno Nathan Haas vince la volata per il quinto posto a 7 secondi dal vincitore. Completano la top 10 David de la Cruz, Fabio Aru, subito in palla alla prima corsa stagionale, Janier Acevedo, il campione olimpico Grant Van Avermaet e Romain Bardet. Bob Jungels, vincitore qui lo scorso anno, delude e termina a 58 secondi dal vincitore. Con questa vittoria Hermans balza in testa alla classifica generale con 4 secondi su Rui Costa e 6 su Fuglsang. Christoph mantiene la maglia verde della classifica a punti e Kudus indossa la maglia bianca di miglior giovane. Beh, passiamo alla terza tappa, e qui è la BMC a creare una rincorsa con un ritmo incessante in testa al gruppo, e così raggiunge un drappello di fuggitivi a circa 15 km dal traguardo, sintomo che Hermans, che è l'uomo in maglia, vuole bissare la vittoria di ieri sul traguardo di Al Bustan. All'inizio della salita del Louis Wright,
e Arredondo della Nippo Vini Fantini a scattare, ma viene presto raggiunto da De Plus della Quick Step Floors, che lo stacca e passa da solo in testa sotto l'arco dell'ultimo chilometro. Il giovane belga non riesce a mantenere il poco vantaggio accumulato sul gruppo principale e viene raggiunto. A questo punto è Andersen a piazzare la zampata decisiva. Il danese, classe 94, taglia per primo il traguardo con qualche metro di vantaggio su Rui Costa e il leader, come abbiamo detto poco fa, Hermans. Con lo stesso tempo del vincitore troviamo De Plus in quarta posizione, Fuglsang in quinta, De La Cruz, Bardet, Kudus rispettivamente in sesta, settima e ottava posizione. Hermans si conferma leader in maglia rossa con solo 2 secondi di vantaggio su Rui Costa, il portoghese, ex campione del mondo, e 10 secondi su Fuglsang, e si perrende anche la leadership della classifica a punti. Attenzione, Kudus mantiene invece la maglia bianca di miglior giovane. Parliamo di ciclismo africano e quindi questo valido esponente del ciclismo del continente nero che ci dà tantissima soddisfazione, anche perché noi di ciclismo amore infinito lo seguiamo e lo seguiremo, tant'è che nelle prossime puntate andremo a parlare del Giro del Gabon, detto anche tropicale. Bene, andiamo alla quarta. Seconda vittoria per il norvegese in una quarta tappa movimentata, secondo Sonny, nei 10 sbaragli e Canola. Il giorno dopo c'è Green Mountain Bis per Alexander Kristoff al termine della quarta tappa del Tour dell'Oman 2017. Il norvegese si conferma leader degli sprint e relega al secondo posto Sonny Colbrelli e il campione olimpico Greg Van Avermaet al terzo. Si pensa che il Tour dell'Oman sia la classica corsa del Medio Oriente dove non c'è nemmeno un metro di salita. Sbagliato. Anche la quarta tappa, dopo 2 tappe terminate in cima ad uno strappo, non permetterà agli uomini di classifica di rilassarsi. L'Haiti, Ministro of Tourism, di 118 km, presenta ben 4 GPM. Nel finale la salita di Bushra al Almerat, già affrontata in altre fazioni, 3 km al 8,8%, verrà scalata 3 volte, l'ultima delle quali valida non come GPM ma come sprint intermedio a circa 14 km dall'arrivo. Qualche velocista con buone doti anche in salita potrà dire la sua. L'anno scorso su questo traguardo fu infatti Edvald Boasson-Hagen ad imporsi davanti all'italiano Marco Canola e a Greg Van Avermaet. Questa quarta tappa ha visto la conferma della potenza di Kristoff, che nello sprint in terra d'Oman non ha avuto rivali, dettando legge. Inoltre la BMC del leader Hermans ha controllato la corsa in ogni frangente, scortando il loro capitano al traguardo con serenità e con il minimo sforzo. Beh, prima di passare alle ultime 2 tappe prendiamo un po' di fiato e passiamo la bicicletta a Daniela. Vorrei chiedere a Franco Fiorentino, come ha detto prima Alessandro, il numero degli iscritti si è incrementato, quali sono i motivi di questo successo? Sicuramente l'organizzazione, questo è nel tempo, come diceva Alessandro, siamo cresciuti nell'organizzazione, perché il CSI non è soltanto organizzare le squadre, organizzare i campionati, ma soprattutto formare giudici di gara, formare personale che si occupa della segnaletica, personale che conosce e vede il percorso. Quindi personale tecnico. Personale tecnico, sì. E quindi dico, poi facciamo poi dei corsi di formazione. Quindi questo non fa altro che far diventare sempre i volontari più professionali. Questo chiaramente poi l'atleta, le persone, chi si avvicina allo sport e chi si avvicina alle nostre attività, chiaramente lo nota e quindi è trova stimolo in queste nostre gare e quindi essendo migliorati sono aumentati anche i numeri. Cioè, sia questo il motivo. In pratica il concetto è quello, curare i minimi particolari affinché aumenti l'appeal, no? Sì, è chiaro che il volontariato non significa armiamoci e partiamo, ma è un volontariato che nel tempo si è strutturato, si è migliorato. Un volontariato professionale. Sì, diciamo sì, ecco, questo nel tempo è così, ma in tutte le discipline. Sì, grazie. Volevo fare un'altra domanda a Franco. Volevo chiedergli se gli enti pubblici contribuiscono alla realizzazione delle gare, quindi se c'è un'attività burocratica frenante o permissiva e aperta alla collaborazione.
Assolutamente sì, dico, è chiaro che per fare soprattutto una gara di ciclismo, dico, siccome interveniamo sul territorio e quindi anche su più territori, spesso e volentieri dobbiamo chiedere le autorizzazioni agli enti proposti, soprattutto ai comuni, ma soprattutto anche alla questura, c'è tutto un iter burocratico che va fatto, perché necessariamente blocchiamo il traffico, quindi interveniamo su percorsi alcune volte anche stradali, e quindi l'intervento c'è necessità proprio anche di magari intervento della protezione civile, quindi c'è tutto un iter che va fatto e che comunque deve essere autorizzato. È chiaro che come in tutte le cose ci sono comuni magari un po' più facili e qualcuno un po' più difficile, ma questo sta nelle cose, più sensibile, la burocrazia è alterna, perché è chiaro che chiamo anche del caos, quindi in tutto questo magari qualcuno si diverte, qualcuno si lamenta, quindi andare a conciliare il tutto non è semplice, però poi i risultati sono quelli che fanno sì che queste cose avvengano. È chiaro che se tu quando vai a chiedere un'autorizzazione porti documentazione, quindi parli di sicurezza, parli di tanto, quindi il progetto, il discorso che diceva Pippo poco fa, la progettazione diventa importante, che molte volte affidata al CSI come comitato provinciale, ma soprattutto anche alle associazioni e alle società che organizzano, perché spesso e volentieri noi siamo partner, ma è l'associazione che organizza la manifestazione, quindi chiaramente deve stare a dei canoni, chiaramente deve stare a delle regole ben precise che insieme alla commissione tecnica, perché c'è una commissione tecnica del ciclismo, così come c'è del calcio, come della pallavolo, in tutte le varie discipline, dà gli input e quindi organizza quello che è il modo di poter interagire con tutto quello che è sia l'amministrazione, ma sia anche l'attività del CSI. Grazie. Tra l'altro devo dire che una delle primissime, se non la prima, addirittura gara, sarà quella a Corleone. Sì, il 12 febbraio. Benissimo, tra l'altro devo dire noi abbiamo già mandato qualcuno dei nostri a vedere il percorso, e questo qualcuno, che poi qualcuna dei nostri, è Daniela. Allora Daniela, in anteprima, ci può dare una chicca, è uno scoop, Daniela ci dice, ma insomma, sto percorso delle terre corleonesi, come lo hai visto? Allora, oggi ho fatto la prova ufficiale, grazie, seguiti da Mario Orlando, che poi è il presidente dell'SD Flybike Corleone, nonché organizzatore della tappa, della prima tappa, che sarà il 12 marzo. E, allora, siamo partiti dalla piazza di Campofiorito, all'inizio c'è una bella salitina, sia in asfalto che poi in sterrato. Il percorso è bellissimo, offre un panorama unico, quello dei Monti Sicani. Devo dire che è un continuo sali e scendi, quindi comunque è vero, come già avevamo detto nelle scorse puntate, si tratta di un percorso impegnativo proprio perché sono pochissimi i tratti pianeggianti, quindi è un continuo sali e scendi con dei punti tecnici però fattibili. Devo dire che si vede che hanno lavorato tanto per creare un bellissimo percorso, che poi abbiamo detto che saranno previsti due percorsi, uno corto e uno lungo. Quindi ci sarà in gara? Sì, sì. Quindi arriveranno sicuramente immagini, foto della nostra Daniela e di Alessandro, quindi in bocca al lupo per questa, appuntamento. Torniamo in Oman e andiamo a vedere cosa è successo nella quinta tappa. Va dato intanto atto agli organizzatori che questo tour dell'Oman è riuscito ad essere appassionante in tutte le tappe. Gli uomini di classifica non si sono risparmiati e si sono dati battaglia in numerose occasioni per guadagnare secondi preziosi sui rispettivi avversari. Il giorno della verità, come spesso è capitato, è quello della Green Mount, 5,8 km al 10,3%, parliamo di pendenze in terra d'Arabia, insomma in climi abbastanza caldi, quindi è come se fosse ancora più pendente, e il palmarès passato illustra tra cui grandi nomi come Vincenzo Nibali, che l'ha vinto due volte, Purito Rodriguez, Chris Froome, Rafael Walls e poi Gesink. Bene, la tappa, come si aspettava, è stata letteralmente brillante. Il primo a provarci sulla Green Mount è stato Morton del team Dimension Data, vincitore del Tour dello Utah nel 2016, che riesce a guadagnare 20 secondi sugli uomini di classifica.
i migliori però rinvengono su di lui ed è un altro atleta, suo compagno di squadra della Dimension Data, ad attaccare quel kudus africano che ci fa tanto personalmente sognare proprio per il nostro senso di appartenenza ad un ciclismo anche nel continente africano. E poi questo kudus passa il cartello dell'ultimo chilometro in testa con il leader Hermans, poi il nostro italiano Aru, Bardet, Rui Costa all'inseguimento a pochi metri. La maglia rossa Hermans prende le misure e sferra qui l'attacco decisivo, raggiunge e stacca kudus e si impone sul traguardo di Jabal al-Kadar davanti a un positivo Fabio Aru a 3 secondi, e questa è una buona notizia per i tifosi di Fabio Aru, insomma per il ciclismo italiano. E poi davanti al portoghese Rui Costa a 11 secondi, un grande Giovanni Visconti che salutiamo e che invitiamo nella nostra trasmissione del Bahrain, c'entra il 4º posto arrivando a 27 secondi assieme proprio a Kudus, crollato totalmente negli ultimi 500 metri, praticamente si è piantato. Al 6º posto Gmei, altro africano, e al 7º Morton, che non è, vabbè, era una battuta, non è stanco, ma è Morton, completano la top 10 Frank, Haas e Bardet. Il belga ipoteca il successo e quindi nella tappa successiva spazio ai velocisti. Grazie Valentino, passiamo alla 6ª ed ultima tappa, dove essere triste è stato. Alexander Kristoff vince la 3ª volata su 3 e conquista l'ultima tappa del Tour de Lomond 2017. È la maglia verde della classifica a punti. Buon 3º posto per Sascha Modolo dietro a Grosu, Ben Hermans vince la classifica generale. Una bella corsa che meriterebbe una copertura, classifica generale invariata con Ben Hermans che conquista il Tour de Lomond 2017. Kristoff vince la classifica a punti grazie alle sue 3 volate vincenti, Kudus si conferma maglia bianca di miglior giovane con 23 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Morton e De Gendt è maglia Pua di corridore più combattivo. È stato un Tour de Lomond molto combattuto e divertente, i partecipanti non si sono affatto risparmiati e hanno cercato di scalfire la superiorità di Ben Hermans, attaccando anche nelle tappe meno difficili. Speriamo che questa corsa possa disputarsi anche il prossimo anno, visto che in altri paesi arabi, come accennava Valentino, c'è stata qualche grave defezione, appunto il caso del Qatar. Lomond è un buon esempio. Di anno in anno il Giro dell'Oman va prendendo sempre più importanza, sia per il periodo in cui si svolge, quello della preparazione, sia per il tracciato importante, spettacolare. Noi siamo diventati qua amici e il nostro beniamino di questa corsa era appunto Morton, che visto il caldo appunto abbiamo tifato per lui. Vabbè, battute a parte, passiamo adesso alla linea ad Alessandro Migliore che ci illustrerà qualcosa di importante. Prego. Grazie sempre Valentino. Quindi parleremo oggi di come smagliare e riammagliare una catena di bicicletta. Un lavoro che è molto meticoloso e particolarmente da fare attenzione su come si fa a fare questo intervento. Come vedete, io non ho nessun attrezzo particolarmente tecnico, ho soltanto un semplice multiuso con uno smagliacatena che di solito noi portiamo dietro. Quindi anche a casa possiamo fare questo intervento per smontare la catena, per cambiarla e anche per poter anche pulirla semplicemente. Quindi andiamo a prendere una catena, la catena, come vedete, di una bicicletta, è composta da varie maglie con un cosiddetto maschio-femmina e il pin, che è un oggettino cilindrico che si va a inserire all'interno della parte della femmina, cosiddetta chiamata così. Quindi se noi dobbiamo smontare e smagliarla, inseriamo nell'attrezzo questa parte per andare a far uscire con un piolino che fa parte dello smagliacatena il piolino interno della catena stessa. Quindi prendiamo l'attrezzino che in questa maniera andiamo smagliare la catena. Non facciamo uscire tutto il piolino, assolutamente no, quindi lo facciamo uscire in quel tanto quanto basta per poter smagliare in questa maniera la catena.
fatta la pulizia o dobbiamo rimontarla, andiamo a ricongiungere le due parti, con la femmina e il maschio. Quindi li andiamo a reinserire in questa maniera, come vedete è smagliata, con la stessa procedura che precedentemente abbiamo visto, andiamo a reinserire il pin, cosiddetto pin, nella sua sede. In questo caso, una volta inserito, dobbiamo fare attenzione a distribuire il pin in parti uguali. Ok, quindi facciamo attenzione. Una volta distribuito, prendiamo, lo muoviamo un po' in maniera che ritorna come prima. E questo è quanto serve per poter smagliare e riammagliare una catena. Rientriamo in studio, ringraziamo Alessandro e passiamo la palla a Daniela. Per quanto riguarda il campionato siciliano su strada, domenica 26 febbraio a Triscina, frazione di Castelvetrano, si è disputata la terza crono prologo Timpone Nero, valevole come prima prova del quinto Grand Tour Sicilia 2017. La gara si è svolta lungo un circuito chiuso al traffico veicolare della circonvallazione SP81 in via della Magna Grecia e ha visto gli atleti affrontarsi in un cronometro individuale suddivisa in due batterie, la medio fondo di 2 giri per circa 14,5 km complessivi e la gran fondo di 4 giri di 29 km complessivi. La tappa è stata organizzata dalla SD Dirty Bike di Castelvetrano del presidente Giovanni Mazzotta. Hanno partecipato un centinaio di ciclisti, alcuni provenienti da Malta. Al termine della prova sono state assegnate le prime due maglie, indossate da Mirko Sardo, vincitore della medio fondo della ciclistica Centrosicula, che ha preceduto Paolo Piccolo della SD Amo Bike e Steve Sciberas della Birkirkara San Jofes Cycling di Malta. L'altra maglia è stata assegnata ad Aldo Barbera della SD Fiamma, che ha vinto la classifica della Gran Fondo. Al secondo posto Vincenzo Dolce del team Lombardo Corse e terzo posto per Vincenzo Giacchino della Ciclosport. Nelle categorie Donne A ha trionfato nella medio fondo l'atleta Celano Lorena dell'Alcamos Cycle Elite e nelle Donne B al primo posto si è piazzata la Colla Marianna della SD Madone, seguita da Di Blasi Isabella della GS Mediterraneo e dalla mia compagna di team Perricone Maria Cristina del GS Leutero. È stata ammessa la partecipazione libera, non competitiva, ai cicloturisti regolarmente tesserati a cui è stata assegnata la partecipazione alla manifestazione. Sì, grazie Daniela. Volevo chiedere al vicepresidente Monticelli di parlarci di questo calendario. Cosa comprende, cosa prevede il calendario del CSI? Quest'anno i campionati sono due, un campionato di gran fondo regionale, un campionato interprovinciale XC e poi c'è una gara di strada, poi ci sarà anche una cronoscalata e poi ci sarà anche un duathlon, delle gare extra che si fanno in estate eccetera. Il gran fondo, il campionato di gran fondo è composto da 9 gare, fra cui iniziamo diciamo con Leone, con la Valle del Corleonese, poi c'è Sambuca con la Valle dei Vini, poi c'è la Segestane, poi c'è Santa Ninfa, Marineo, ce ne sono diverse. Le gare che sono assai. Insomma, quella dei vini qual è? Sambuca? Sambuca, giorno 26. Ma borracce che ci va? Acqua. Solo acqua. Solo acqua. Poi ci sarà quella di San Giuseppe Lato. Fece Carini. Ecco, Carini è importante. Daniela. Sì, grazie Monticelli. Volevo chiedere invece una cosa a Franco Fiorentino. L'uomo Franco Fiorentino sposa il CSI diventandone figura apicale. Quali sono i sentimenti e i valori morali che ti legano al CSI? La storia è lunga. Tu hai detto l'uomo, ma io sono partito che ero un adolescente col CSI. Ho iniziato da atleta, come tutti quelli che approcciano al CSI, grosso modo. E la peculiarità ai tempi è stata quella di... Io facevo calcio in federazione, nel mio paese, che è Misilmeri. Però là potevo fare solo calcio.
Il CSI in quel momento, in quella circostanza, c'era una società che si chiamava la San Giusto Misilmeri, che era una società affiliata al CSI, il presidente Pippo Namio, ma poi c'era Sara Conti che era un'altra braccio destro. E in quel momento, nella fase adolescente, mi ha offerto la possibilità di fare anche altre discipline e quindi poter fare la pallavolo, poter fare l'atletica, io facevo il mezzofondo. Quindi questa peculiarità intanto di poter fare altri sport e non solo, ma quello di potersi confrontare con altre persone, con altri ragazzi senza il problema della vittoria, cioè non dovevi vincere per forza. Ecco, nella federazione purtroppo, ma è giusto che sia anche così, si vede, si mira un po' più alla vittoria, ad essere primi. Al CSI è chiaro, chi gioca per vincere, però se non vince anche l'ultimo ha lo stesso valore del primo, e questa è la peculiarità. Poi crescendo, chiaramente, rimanendo all'interno, ho cominciato a viverla anche proprio non più da atleta, ma anche da persona che si occupava di altri, quindi i primi corsi di allenatore, quindi da atleta si è passato a fare l'allenatore, da allenatore a dirigente. Infatti, oltre ad essere presidente vicario, abbiamo anche una società sportiva, io sono presidente della mia associazione, che è la SD Cresit, che è nata a scuola, io insegno, sono in una scuola professionale, e lì è nata proprio per aggregare i ragazzi. Beh, ecco, quindi questo è lo spirito del CSI, quello poi di aggregare persone e a dare un approccio a tutti, dare un'opportunità a tutti, bravi, meno bravi, normodotati, dotati, normali, questo è il CSI. Sul normale, comunque, poi un giorno faremo anche un bellissimo intervento anche su questo concetto. Stiamo quasi per finire, Daniela, abbiamo qualche notizia che arriva? Sì. Vorrei darvi una notizia sulla sicurezza stradale. Il senatore Michelino Davico ha presentato un disegno di legge per la salvaguardia del ciclista, essendo anche lui un appassionato di ciclismo, in quanto ogni anno sono tanti casi di incidenti stradali, spesso mortali, dove purtroppo risultano coinvolti i ciclisti. Si tratta di una modifica dell'articolo 148 del codice della strada, chiedendo che anche in Italia, come già avviene in altri paesi europei, venga stabilita nella fase delicata come quella del sorpasso una distanza minima laterale di 1,5 metri. Il senatore Davico spiega quanto è necessaria tale modifica in un paese già carente a livello di infrastrutture per ciclisti, come piste ciclabili. E questo handicap scoraggia chi vorrebbe usare la bicicletta anche per gli spostamenti quotidiani. Il disegno di legge è già stato depositato in Senato e il prossimo 16 marzo sarà presentato a Palazzo Montecitorio nella sala stampa della Camera dei Deputati, dove saranno presenti anche ex professionisti del ciclismo italiano e tante associazioni legate al mondo della bicicletta per appoggiare tale modifica. E ritengo che questo sia una bella notizia che arriva dal mondo della politica, spesso criticato, però noi lo accogliamo come un messaggio importante. Siamo arrivati alla fine, insomma, abbiamo un po' pedalato in questa puntata bella, anche ricca di contenuti, come sempre accade. E allora volevo salutare innanzitutto la mia compagna fedelissima di viaggio, che è Martina Pirrello. Volevo ringraziarti, grazie Valentino, grazie a tutti i nostri telespettatori affezionati. E non affezionati. Si affezioneranno. Poi volevo salutare il nostro punto di riferimento paziente, che è Franco Montagna, che sta sempre dietro, la telecamera, ma un giorno sarà davanti alle telecamere e poi lo faremo apparire come giusto che sia. E salutiamo e ringraziamo Alessandro Migliore e Daniela Fumusa. Grazie. Salutiamo e ringraziamo Peppino Monticelli. Arrivederci a tutte, speriamo che partecipate alle gare. Benissimo, vedremo cosa possiamo fare. Franco, un saluto anche per te. Sì, grazie a tutte per questa opportunità, insomma, di rappresentare il CSI. E quindi volevo soltanto fare una cosa, dire un'altra cosa che non ho detto poco fa. Il tesserato CSI ha la possibilità di fare più discipline, quindi chi si tessera con una tessera del CSI non fa solo il ciclismo, se sceglie il ciclismo, farà l'attività principale del ciclismo, ma può fare anche altre discipline. Come il burraco. Ma anche il calcio, quindi, potrebbe fare corsa. Quindi quando si stanca di fare ciclismo... Quindi la tessera CSI ti permette, ha questa peculiarità, di poter fare diverse attività sportive in quella stagione. Beh, grazie Franco per questa altra bella notizia. Abbiamo finito questa sesta puntata e vi vogliamo bene. Seguiteci, continuateci a seguire, perché per noi e per voi il ciclismo è un amore infinito.